Vertenza a Miroglio, i lavoratori in assemblea sul tetto dello stabilimento di Ginosa. I sindacati chiedono un incontro urgente con Regione, Ministero e Azienda e l'uso della cassa integrazione per il ritiro della mobilità. I lentissimi lavori per l'adeguamento del ponte di Punta Penna sono l'esempio di come l'ANAS rispetti Taranto. Lavori molto lunghi che, oltre a creare enormi disagi, ingenerano sospetti. Gli agricoltori ionici denunciano il costo troppo alto dell'acqua, una spesa insostenibile, dicono, con effetti pesanti sulla competitività dei nostri prodotti agricoli. Torna l'8 maggio il Palio di Taranto, giunto alla 20ª edizione, due le novità annunciate nella conferenza stampa di presentazione. La cantante tarantina Mietta torna a schierarsi dalla parte degli ambientalisti e sostiene la candidatura di Bonelli. Non c'è spazio per la rassegnazione, bisogna reagire, dice. La vittoria sulla Trizium rilancia il Taranto al secondo posto, un maestoso Girardi realizza la doppietta che permette ai rossoblù di battere i lombardi. Mancano due punti per la certezza matematica dei playoff. Domenica arriva la Reggiana Basket, ultimo appello per il Crash Taranto. Questa sera a Lucca la gara decisiva del dentro o fuori. Edizione delle 14 di 100 Notizie Taranto, buon pomeriggio e bentrovati. In primo piano le notizie sul lavoro, in particolare sulla vertenza Miroglio. Questa mattina assemblea dei lavoratori sul tetto dello stabilimento di Ginosa dopo l'annuncio martedì scorso dell'avvio della procedura di mobilità. I lavoratori si sono riuniti con i sindacati e hanno chiesto in maniera urgente un nuovo incontro con azienda, ministero e regione dopo il fallimento della trattativa con il gruppo Marcolana. In particolare chiedono il ritiro della procedura di mobilità con l'uso di ammortizzatori sociali come la cassa integrazione. Per saperne di più ci colleghiamo in diretta telefonica con Giuseppe Massafra della Filtea CGL. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Dunque, continua il pressing su Regione e Ministero? Sì, continua il pressing, ma eravamo ad un passo dall'illusione di aver creato le condizioni per una soluzione positiva dell'avvertenza, quando poco più di una settimana fa il Ministro ci comunica, diciamo, del fallimento a causa di un'incongruenza dei documenti sul piano finanziario presentato a Marcolano. Quindi praticamente è un tutto da rifare. Abbiamo una spada di Damocle adesso sancita con l'avvio di una procedura di mobilità in vista della scadenza della cassa integrazione straordinaria il 30 giugno. Questa spada di Damocle ovviamente non ci permette di trovare nuove soluzioni occupazionali. Per questo noi chiediamo altro tempo, recepiamo con favore l'intervento del Presidente della Regione Puglia ieri in una notizia ANSA, oggi riportata sui giornali, rispetto alla necessità di avere quel tempo necessario per trovare nuove soluzioni. Quello che a noi serve non è sapere che in 3 anni ci abbiamo messo la buona volontà. Noi vogliamo una soluzione positiva per tornare al lavoro 223 persone, 223 lavoratori che ormai sono 3 anni impegnati nella difesa del proprio posto di lavoro. Ecco, chiedete chiarezza sul possibile uso nei prossimi mesi della cassa integrazione, degli ammortizzatori sociali e anche sulla riconversione dello stabilimento, se ci sono altre ipotesi. Sì, intanto noi questa richiesta di incontro ai tavoli istituzionali del Ministero della Regione l'avevamo fatta partire la scorsa settimana. Questo serve intanto a stabilire se effettivamente esiste ancora la possibilità di uno strumento, quello della cassa integrazione. Io lo ricordo, noi siamo ormai alla fine del secondo anno di deroga dell'ammortizzatore sociale, quello che scade il 30 giugno, quindi alla luce dei nuovi sviluppi, purtroppo negativi, vorremmo intanto capire dai livelli istituzionali se c'è ancora la disponibilità di questo strumento. Chiaramente dopo occorrerà che questa disponibilità venga a sua volta raccolta dalla Miroglio nella possibilità di proseguire su queste trattative. Diversamente ci vedremo costretti ad amplificare la protesta dei lavoratori e, perché no, anche raggiungere la sede principale in Piemonte, ad Alba. Grazie a Giuseppe Massafra della CGL. Noi andiamo avanti parlando di altri problemi, tra poco torneremo sulle notizie di cronaca sindacale con un'altra vertenza per la quale invece c'è stato l'accordo, ma parliamo del ponte di Punta Penna di Taranto e dei lavori lentissimi su questa importante infrastruttura. Sentiamo le riflessioni del direttore Walter Baldacconi. Il sole era già alto questa mattina. Insomma, doveva essere una normale giornata di lavoro per i tarantini. Assolutamente no. Rovinata dall'ANAS. E non soltanto ai tarantini, visto che il ponte Punta Penna
e strada statale strategica di collegamento tra due zone diverse della Puglia, oltre che essere la naturale alternativa al ponte girevole. Bene, questa strada è la cartina al tornasole del tipo di attenzione che l'ANAS regala a questa città e soprattutto, consentitemelo, ai suoi rappresentanti. Lavori che vanno avanti, si fa per dire, da tempi incredibili, con una lentezza estenuante e soprattutto creando disagi enormi all'utenza. File interminabili come questa mattina per superare il Mar Piccolo. Lavori che non si eseguono di notte come in altri snodi strategici della nostra viabilità nazionale. Sul ponte Punta Penna sono convinto che qualcuno ci guadagni da queste lentezze estenuanti e sono altresì sicuro che il pretesto sarà sicuramente rappresentato da difficoltà tecniche definite importanti, ma che restano soltanto un pretesto. Questa strada, fino a qualche anno fa, era di competenza provinciale. Il passaggio nella rete stradale nazionale non ha comportato alcun miglioramento. Anzi, gli automobilisti tarantini sono stufi di questo stato di cose e chiedono, nostro tramite, a Comune e Provincia di intervenire sull'ANAS. Certezza dei tempi di conclusione di questi interminabili lavori e soprattutto rispetto nei confronti di Taranto, che come al solito deve chiedere qualcosa che in altre città, anche vicine, è normale. Andiamo avanti parlando dei costi dell'acqua e in particolare dell'uso del consorzio di bonifica, un intervento di Confagricoltura. Gli agricoltori ionici dicono che il costo dell'acqua è troppo alto, una spesa insostenibile con effetti pesanti sull'economia agricola già in crisi per altre ragioni. Sentiamo Rosalba De Giorgi. Il prezzo dell'acqua stabilito dal consorzio di bonifica Stornara e Tara è troppo alto, circa 700 euro per ettaro, una spesa insopportabile per migliaia di aziende gravate dalla crisi anche alla luce dei costi di gran lunga inferiori sostenuti dalle vicine aziende lucane, 180-190 euro per ettaro, quindi con effetti pesanti sulla competitività dei prodotti agricoli tarantini. La denuncia è di Confagricoltura Taranto, UCI e Tavolo Verde, che nell'incontro con i giornalisti chiedono una riorganizzazione degli organismi dirigenti del consorzio di bonifica. Non si può pagare l'acqua di un consorzio che è un ente predisposto a dare una gestione economica dell'acqua a un prezzo esorbitante e a un costo superiore a quello che la paga l'Ilva di Taranto, che ovviamente ha dei costi e dei ricavi nettamente superiori al nostro. Questo è quello che chiediamo. In un momento difficile chiediamo un'agevolazione fatta da un buon governo del consorzio di bonifica che permetterebbe di ridurre notevolmente i costi. Intanto sarebbe bene che il consorzio rinnovasse anche i suoi organismi dirigenti. Sì, perché noi siamo convinti che dopo questa gestione commissariale bisogna passare ad una gestione democratica in cui gli agricoltori possano esprimere le loro esigenze e il loro governo. E però io volevo aggiungere le cose che già ha detto Gerardo. Oggi viene fatto appello all'Italia, a tutti gli italiani, alle varie categorie, di dare un contributo per far uscire l'Italia dalla crisi. In queste condizioni, se pongono gli agricoltori nella condizione di non poter utilizzare l'acqua, si dice una cosa e si ottiene l'effetto opposto, perché gli agricoltori non potranno coltivare. Quindi noi chiediamo una cosa semplice, elementare, di avere il prezzo dell'acqua unico nella regione, considerato il fatto che ci sono altre regioni che pagano molto, ma molto di meno. Coordinata dalla Prefettura, la pianificazione degli interventi per la rimozione e il successivo brillamento di un ordigno bellico americano che risale alla Seconda Guerra Mondiale, del peso di oltre 500 libbre, che ha richiesto sin dai primi momenti del suo ritrovamento da parte della Guardia di Finanza, cautele per la presenza di due spolette in testa e in coda. L'ordigno si trova su una piattaforma situata in Mar Piccolo ed è costantemente vigilato dalle forze di polizia e dalla Capitaneria di Porto. Le operazioni di bonifica coordinate dalla sala operativa
operativa della prefettura, che sarà in costante contatto con il posto di comando avanzato costituito nei luoghi degli interventi, avranno inizio domani, 27 aprile. A partire dalle ore 9 si articoleranno in due distinte fasi. La prima fase riguarderà le operazioni di despolettamento che saranno effettuate sulla piattaforma in Mar Piccolo da un team dell'undicesimo reggimento Genio Guastatori di Foggia. Pertanto, dalle ore 9 alle ore 13, la zona di interdizione assoluta, la Red Zone, la zona rossa, che si trova completamente in mare per un raggio di 630 metri, sarà totalmente interdetta sia alla navigazione aerea per un'altezza di 3.300 piedi, sia alla navigazione marittima con un'apposita ordinanza della Capitaneria di Porto. La seconda fase riguarderà il trasporto dell'ordigno dal Mar Piccolo al Mar Grande per il successivo brillamento, operazioni che verranno effettuate dal nucleo SDAE degli artificieri sommozzatori della Marina Militare per consentire il transito dell'ordigno. Lungo il canale navigabile verrà disposta la chiusura della viabilità sul ponte girevole a partire dalle ore 14 di domani. Inoltre, da quella stessa ora sono state previste alcune misure preventive di salvaguardia nella zona di interdizione assoluta, la Red Zone, lungo Corso Due Mari e la discesa Vasto, che comporteranno il blocco del traffico nella zona adiacente il canale navigabile per la durata di 45 minuti e ogni divieto di circolazione alle persone lungo questi tratti stradali per il tempo strettamente necessario al transito delle imbarcazioni del nucleo SDAI. Inoltre sono stati individuati dei punti oltre i quali non si potrà circolare ed è vietata la sosta dalle ore 12 fino alla cessazione delle esigenze. Le zone in questione sono lungo tutto Corso Due Mari, ambo i lati, la rampa Leonardo da Vinci, lungomare dal Monumento ai Marinai fino a Piazza Carbonelli, la discesa Vasto tra Ponte Girevole e Via Garibaldi. Particolari precauzioni sono inoltre previste nella zona gialla per i cittadini e gli esercenti residenti in un raggio di 150 metri dal canale navigabile, ai quali, a cura del Comune, verranno fornite informazioni. Sarà tra l'altro consegnato un apposito avviso circa le misure precauzionali da adottare. L'avvertenza GeAgri, parliamo di questi lavoratori della trasformazione dei prodotti agricoli, c'è l'accordo, sentiamo Valeria Dautilia con tutte le novità. Vertenza GeAgri, c'è l'accordo, firmata l'intesa che garantirà occupazione alle braccianti agricole che nello scorso mese di novembre diedero vita ad una mobilitazione. 36 donne che lo scorso anno occuparono l'ingresso di una delle più grandi multinazionali della frutta, la GeAgri Gruppo Battaglio, in agro di Palagiano. La firma nella sede di Confagricoltura Taranto. Chiedevamo garanzie, spiega Mimmo Stasi, segretario generale della FLAI CGL, non potevamo consentire la precarizzazione del lavoro in un settore già così fortemente penalizzato. Il riferimento è al passaggio degli ingaggi stagionali previsti per norma nel settore a totale carico di un'agenzia di somministrazione che proprio allo scadere del contratto non esitò a procedere ad una sorta di selezione naturale. Le donne che rivendicavano il riconoscimento di oneri e spettanze come da contratto vennero lasciate a casa per fare spazio ad un mercato delle braccia totalmente deregolamentato. Ora l'azienda dovrà riassumere stagionalmente quelle maestranze e attenersi ad un'altra regola del contratto del settore, quella del tetto massimo del 19% dell'attuale forza lavoro per ricorrere in caso di necessità ai lavoratori in somministrazione. Le donne della GeAgri possono ora tirare un sospiro di sollievo. La Regione Puglia ha assegnato 870.000 euro al Comune di Laterza per la sistemazione e la valorizzazione di aree protette. Questa mattina Bari la sottoscrizione del protocollo d'intesa con l'assessore regionale all'urbanistica Angela Barbanente e il sindaco di Laterza Gianfranco Lopane, alla presenza dell'assessore provinciale all'ambiente Michele Conserva, che ha commentato ottimi progetti, ulteriore prova di collaborazione istituzionale. Molti gli interventi programmati dal Comune, guidato dal sindaco Lopane, dai programmi di educazione e di divulgazione ambientale al turismo itinerante, dal sentiero botanico alla sistemazione delle aree a verde. Il sindacato di polizia penitenziaria interviene sulla questione, sui problemi delle carceri, in particolare del carcere di Taranto. Sentiamo Angelo Caputo.
Fa rabbia vedere che in una situazione economica così drammatica, in cui la gente si suicida per la mancanza di lavoro e prospettive future, e con un governo famelico che chiede sempre di più tassando oltre misura i cittadini, si sprechino negli anni milioni di euro per tenere in piedi strutture chiuse oppure praticamente improduttive. Non sono bastate nemmeno le decine di denunce del sindacato autonomo Polizia Penitenziaria, scrive il segretario nazionale Pilagatti, riprese dai mass media e da importanti trasmissioni nazionali, per abbattere il muro di gomma tenuto in piedi dal Ministero della Giustizia attraverso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria Minorile. Infatti da circa 5 anni ormai quasi 30 persone tra Polizia Penitenziaria e Comparto Ministeri, non certo per colpa loro, sono parcheggiate a fare praticamente nulla presso il carcere minorile di Lecce, che è chiuso, anche se continua a costare tanto come stipendi, bollette di acqua, luce, gas, manutenzione eccetera. E che dire invece di quello che accade presso il centro di prima accoglienza di Taranto, dove una decina di persone tra Polizia Penitenziaria e Comparto Ministeri sono praticamente nella stessa situazione, considerato che ogni anno passano da quel centro non più di una decina di ragazzi per non più di 48 ore. Ma il ministro Severino, si chiede Federico Pilagatti, queste cose le sa? Perché non si interviene chiudendo quelle strutture e impiegando quel personale nelle carceri di Lecce e Taranto in grave difficoltà di organico, oppure di dar manforte all'unico carcere minorile aperto, quello di Bari, che vive momenti molto delicati a causa del sovraffollamento dei detenuti e della carenza del personale. Cambiamo argomento, parliamo del Palio di Taranto. La manifestazione si svolgerà l'8 maggio, giunge alla sua 20ª edizione. Questa mattina la presentazione alla stampa e alla comunità ionica con 2 importanti novità. Sentiamo Rosalba De Giorgi. L'8 maggio, in concomitanza con i festeggiamenti in onore di San Cataldo, torna il Palio di Taranto, che quest'anno celebra il suo ventennale. Nella conferenza stampa di presentazione, Francesco Simonetti ha annunciato le 2 novità dell'edizione 2012. In occasione dei 20 anni consecutivi di questo evento del Palio di Taranto, abbiamo pensato di aumentare le categorie di partecipazione all'evento, quindi insieme alla Marina Militare abbiamo pensato di fare proprio un trofeo velico che sarà realizzato con delle barche Trident, sempre con la stessa formula del rione di appartenenza con il circolo nautico. Ci sono tutti i circoli nautici, velici anzi più che nautici, della città di Taranto che parteciperanno a questa regata, che sarà realizzata sempre con la stessa formula. 8 maggio, la prima regata a punteggio, e la seconda regata con punteggio finale in occasione del Palio di luglio, il primo di luglio. La seconda novità molto simpatica, che è una società che produce le figurine dei calciatori, gli album delle figurine dei calciatori, ci ha proposto di realizzare l'album delle figurine del Palio di Taranto, che sarà distribuito e venduto in tutta Italia. Ci è sembrata una ghiotta occasione, in quanto per noi ha un costo zero sicuramente, e ci permetterà comunque di far conoscere questo evento anche a livello nazionale. Appuntamento quindi a martedì 8 maggio in mattinata alle 10, la prima regata del torneo velico dei rioni nelle acque del Mar Grande. Alle 19 la prima tornata del tradizionale torneo dei rioni. Studio 100 seguirà la manifestazione in diretta TV, ma l'invito per chi ne ha la possibilità è a raggiungere il ponte girevole per seguire di persona il palio. Noi diciamo sempre, speriamo che il Palio di Taranto un giorno diventi come Giro d'Italia, perché quando arriva il Giro d'Italia a Taranto tutta la gente esce a vedere questi ciclisti che corrono sulla bicicletta. Beh, sarebbe bello vedere tutti i cittadini di Taranto venire a vedere il Palio, quindi incitare il proprio rione. Visita al comando provinciale di Taranto del generale di divisione Franco Patroni, comandante regionale della Puglia della Guardia di Finanza. Il generale ha effettuato una visita nel comando ionico, ricevuto dal comandante provinciale, il colonnello Salvatore Paiano. L'alto ufficiale ha incontrato i comandi militari dei reparti del comando provinciale e ha espresso il proprio apprezzamento per l'attività istituzionale assicurata sull'intero territorio ionico. L'ufficiale generale si è soffermato sull'esame delle principali attività operative, apprezzando la qualità dei risultati a tutt'oggi conseguiti, che ha detto confermano il ruolo della Guardia di Finanza quale polizia economico-finanziaria impegnata a tutela dell'economia e dell'ordine pubblico. Nel corso della mattinata il comandante regionale ha inoltre incontrato alcune autorità cittadine. Il consigliere regionale Alfredo Cervellera interviene su alcune questioni ambientali legate agli impianti di depurazione. Sentiamo.
In relazione alle problematiche dei depuratori di Manduria, Lizzano e Pulsano, il consigliere regionale tarantino Alfredo Cervellera ha indirizzato una lettera al presidente della quinta commissione regionale ambiente, Donato Pentassuglia, per chiedergli di convocare la stessa commissione con l'audizione di tutte le parti interessate, dall'assessorato competente all'acquedotto pugliese, all'autorità di bacino, agli enti locali, per dirimere alcuni nodi politici e tecnici relativi alla costruzione degli stessi depuratori. In generale va affrontata la questione, importantissima per i siti e le comunità interessate, relativa al ricapito finale dei depuratori, che sfocerebbero tutti in mare con l'inevitabile influenza sull'ambiente, sul paesaggio e sul turismo della magnifica costa ionica orientale. In particolare, scrive Cervellera, a Manduria alcune forze politiche, tra cui SEL e le associazioni ambientaliste, contesterebbero la localizzazione individuata dallo stesso comune, ormai nella fase finale degli espropri, nelle aree marine molto prossime ad Avetrane e a Maruggio. A Lizzano la situazione sarebbe ancora più complessa e avrebbe bisogno di un approfondimento specifico. La provincia di Taranto ha realizzato un importante progetto per evitare il consistente afflusso a mare delle acque depurate attraverso il canale Ostone, con la riqualificazione naturalistica e paesaggistica di un'area ad elevata vocazione turistica. Infine il depuratore di Pulsano, che sembrerebbe in ritardo nei tempi previsti per la sua realizzazione e che, come quelli precitati, vedrebbe il ricapito finale su un tratto di costa frequentatissimo dai bagnanti. So bene dell'impegno che ha messo e continua ad esercitare l'assessore Amati per risolvere queste questioni, conclude Cervellera. Alcune, come lo scarico a mare, sono di livello del governo nazionale e attengono a precise direttive della comunità europea che impediscono lo scarico delle acque depurate direttamente in falda. Ma come lo stesso assessore e asserisce, la Puglia, che è terra carsica, per impedire la salinizzazione delle falde ha bisogno che esse siano corroborate da acque depurate super affinate, oltre alla necessità di recuperare risorse idriche per i lavori agricoli. Parliamo di un record per la raccolta differenziata a Statte. Sentiamo Valeria D'Autilia. La raccolta differenziata a Statte fa passi da gigante e l'amministrazione comunale preme il tasto dell'acceleratore sul tema della biodiversità e del rispetto dell'ambiente, nel tentativo di raggiungere in maniera agevole e veloce i limiti imposti dalla normativa nazionale ed europea in tema di gestione di rifiuti. Mancano ancora le stime definitive, ma abbiamo già raggiunto quota 32%, spiega l'assessore Vincenzo Chiarelli, con delega al settore ambiente ed ecologia. Un successo per il comune di Statte, che si distingue in positivo rispetto ad altre realtà territoriali, un successo soprattutto per la comunità, che si distingue in fatto di civiltà e di rigore. Novità poi la raccolta che riguarda la frazione di rifiuto organica. Questo tipo di rifiuto, composto prevalentemente da avanzi di cibo e alimenti, rappresenta con oltre il 35% la quota più consistente dello scarto organico prodotto dalle nostre famiglie, così fanno sapere dall'ufficio ecologia del comune di Statte. Per questo abbiamo ritenuto utile passare dai 3 turni di conferimento ai 4. Si potrà differenziare l'organico il lunedì, il mercoledì, il giovedì e il sabato e predisporlo per la raccolta operata dal personale preposto. Per maggiori informazioni o richieste di chiarimento è possibile consultare il sito www.failadifferenza.it. Un grazie particolare ai cittadini che stanno rispondendo con grande entusiasmo a questa campagna di civiltà che il Comune di Statte sta portando avanti. Il dato consolidato ormai del 32% ci pone come uno dei primi comuni nell'ambito dell'Alto Taranto 1 per i rifiuti. È una soddisfazione che comunque ci deve impegnare ad andare avanti. Stiamo mettendo in moto tutta una serie di iniziative, comprese anche le premialità nei confronti dei cittadini, che porteranno ad avere anche dei risparmi notevoli sulla tassa dei rifiuti. E di questi periodi, sapendo le gravi difficoltà che rappresentano ormai una delle caratteristiche del nostro territorio, avere dei risparmi anche sulla bolletta della tassa della spazzatura è un dato molto ragguardevole. Adesso la pagina politico-elettorale. La candidata dell'UDC Gianna Cavallo ha incontrato gli anziani del territorio ionico. Sentiamo Rosalba De Giorgi. La volontà di una donna al servizio di una città è lo slogan scelto da Gianna Cavallo, candidata dell'UDC al Consiglio Comunale di Taranto, per la sua campagna elettorale, in cui dedica grande attenzione al sociale. Martedì, nella sala del Centro Giovanile Universitario Ionico, ha incontrato un gruppo di anziani per trascorrere insieme a loro un pomeriggio all'insegna della spensieratezza, complici gli attori della compagnia teatrale di Enzo Petrosillo.
Questo è un naturale momento di cultura e di incontro, soprattutto con la fascia degli anziani, visto che da anni mi occupo di pari opportunità e quindi non solo del mondo femminile, ma anche tutto ciò che riguarda proprio giusto appunto per gli anziani, i disabili, i minori. È un momento di confronto, di crescita culturale, un momento di divertimento per sollecitare un'attenzione più particolare proprio agli anziani, che dovrebbero essere una ricchezza in più per la nostra società. Visto insomma la loro propensione ad aiutare proprio quel mondo femminile che si dedica nel mondo del lavoro, sono diventati indispensabili. Volevo quindi avere l'occasione di ringraziare questa compagnia teatrale, una compagnia che si dedica al teatro in maniera amatoriale, la compagnia di Enzo Petrosillo, e soprattutto la partecipazione, volevo sottolineare, di Gianna De Bartolomeo. E quindi porre l'attenzione anche del nostro mondo, soprattutto quello amministrativo, nei confronti di questi movimenti culturali che sono sul territorio. Il candidato consigliere del PDL Ciro Parisi, insieme al candidato sindaco Aldo Condemi, fa alcune proposte. Tra queste la ristrutturazione della città vecchia a costo zero per il comune, con un bando di gara per la concessione a professionisti, commercianti e artigiani di immobili di proprietà comunale, l'osservatorio della situazione occupazionale giovanile, l'istituzione di una scuola di formazione denominata Università dell'Artigianato e lo storno parziale dell'IMU ai proprietari di prima casa e nell'ottica del equilibrio di bilancio anche per le piccole e medie aziende. Mietta si schiera con gli ambientalisti di Bonelli, la cantante tarantina è intervenuta in un incontro e ha detto: non c'è spazio per la rassegnazione, bisogna reagire. Queste le sue dichiarazioni. Sentiamo Rosalba De Giorgi. Non c'è più spazio per la rassegnazione, i tarantini devono reagire. Delusa e amareggiata, ma sempre battagliera, Mietta, non nuova alle iniziative contro l'inquinamento, si schiera dalla parte di Angelo Bonelli e dei tanti ambientalisti che sostengono la sua candidatura a sindaco. Non possiamo far finta di niente, ha continuato, dobbiamo restituire dignità a questa città. Io vorrei che quello che stanno facendo queste persone, e lui è sicuramente in prima linea insieme a Bonelli e a tutti gli altri, che si possa veramente riuscire a ridare a Taranto quella che è la sua forza, quella che è la sua vera natura. Nessuno vuole fare male a niente, anzi vuole creare vita più di quella che si sta avendo, perché qui la vita non c'è più. Lo so che sembrerà difficile dirlo ed è difficile pensarlo, ma noi qua ci stiamo praticamente ammalando, non ce ne stiamo rendendo conto. Mietta ha partecipato all'incontro organizzato nel comitato elettorale Taranto con Bonelli di via Giovinazzi sul tema sicurezza e legalità per vivere meglio. Siamo qui per poter proporre delle alternative, anche economiche, e soprattutto delle speranze nuove alla gente che le ha perse queste speranze. Quindi siamo tutti giovani, non ci sono soliti politici e soprattutto dobbiamo fare in modo, come diceva Daniela, spazzare via questa rassegnazione. Ci dobbiamo alzare la testa e far fronte a questi problemi e prendendoli di petto. Io oggi ho potuto parlare, noi abbiamo parlato sempre di inquinamento, ma il problema della sicurezza invece va affrontato fortemente, perché costituisce alla stessa maniera un problema da risolvere a tanto. Cioè bisogna fare in modo che i cittadini riacquistino fiducia nel camminare nelle strade, serenità, quindi un sentimento chiaramente che li possa far star meglio. Una proposta del candidato del PDL Angelo Fiore al Consiglio Comunale di Taranto. La prima proposta che sottoporrò se eletto al Consiglio Comunale sarà quella, dice, di istituire l'anagrafe pubblica degli eletti, affinché tutti i cittadini conoscano nel dettaglio non solo lo stato patrimoniale ma anche l'attività svolta da ogni singolo consigliere. In dirittura d'arrivo la campagna elettorale per le prossime elezioni comunali. Il candidato del PDL della Puglia, prima di tutto Aldo Condemi, è intervenuto nuovamente in un incontro al Milan Club di Taranto. Condemi ha commentato l'eventualità del ballottaggio. Nell'eventualità dovesse essere il PDL ad arrivare al ballottaggio, bene, con la sinistra certamente non mi aggregherei. Con Bonelli ancor meno, non per la persona ma perché siamo contrari, oltre che al suo programma e alle sue idee di chiusura dell'Ilva,
Ecco, non possiamo come tarantini accettare un candidato che viene da fuori Taranto. Con il centrodestra poi si vede, dobbiamo ancora vedere, quindi parlare oggi di ballottaggi, l'unica certezza che possiamo stabilire è che non ci alleeremmo mai con la sinistra. Questa mattina presso la portineria dell'Ilva il candidato sindaco Festinante, accompagnato dal capolista del movimento Galesus Contino ed alcuni candidati consiglieri, ha effettuato un volantinaggio. È stato spiegato inoltre il programma elettorale del movimento, nel quale sono espresse con chiarezza le politiche industriali che la città dovrà perseguire. Nel volantino si legge appunto la posizione del movimento in merito al rapporto della città con le grandi industrie, in particolare con l'Ilva di Taranto, e lo stesso volantino critica in particolare la posizione dell'amministrazione comunale uscente. Questa dei tassisti tarantini, il presidente di Uri Taxi Taranto, Maurizio Smaltini, denuncia l'ennesimo danno subito dai tassisti tarantini negli aeroporti di Bari e Brindisi. Il danno subito è che al prelievo dei clienti su prenotazione i tassisti sono costretti a pagare il parcheggio con cifre da 1 euro per quanto riguarda Bari e 2 euro per quanto riguarda il nuovo parcheggio di Brindisi dopo i primi 15 minuti di sosta gratis. Ma a Brindisi, oltre a pagare, spiega l'Uri Taxi, si sono superati impedendoci di usufruire della corsia preferenziale dei taxi. Il disagio, oltre che economico, è di distanza dalle uscite, con serie difficoltà per il prelievo di bambini, disabili e anziani, in quanto non sempre si trova parcheggio nella prossimità dell'aeroporto. L'Uri Taxi fa appello ai politici tarantini. Inaugurato il comitato della candidata Bruno della destra, vediamo il servizio di Gianni Sebastio. All'inaugurazione del comitato elettorale di Gabriella Bruno in Corso Italia per la destra di Storace sono intervenuti il candidato alla carica di sindaco Mario Cito e il segretario provinciale della destra Graziana Bruno. Noi siamo stati l'unico partito forse che ha deciso di rimanere nel centrodestra e di sostenere un candidato sindaco del centrodestra, ed è quello che noi abbiamo fatto. Molti altri hanno fatto scelte diverse, venivano al nostro tavolo di centrodestra e poi sono andati a sostenere la sinistra. Io credo che la gente questo lo abbia notato, spero che lo abbia notato e spero che la coerenza possa pagare, che la gente capisca che da parte nostra, oltre ad esserci coerenza, c'è anche quella forte voglia, quella volontà di dimostrare quello che noi siamo capaci di fare. Fronteggiare il partito degli astenuti, questa come priorità secondo Mario Cito? Ma è una priorità, certo che sì, perché bisogna far capire a coloro che o va a votare il 100% o il 70% o il 55%, comunque il sindaco di Taranto viene eletto. Quindi perdere un momento così di democrazia pura e forse uno dei pochi rimasti in Italia mi sembra un attimo autolesionista. Infine Gabriella Bruno ha spiegato i motivi della sua scelta di candidarsi. La mia scelta è una scelta veramente fatta di passione. Io non ho necessità di fare altro nella vita politica, io ho realmente la passione. Io ho rinunciato alle tante occasioni avute per andare via da Taranto, ma ho sempre deciso di non fuggire mai da questa città perché la adoro e ritengo che debba ritornare a essere veramente la culla della Magna Grecia. Al di là di tutto quello che dicono gli altri candidati o gli amministratori che abbiamo avuto fino adesso, hanno solo pensato ad avere visibilità e basta, non hanno fatto nulla per risollevare questa città. La questione dei rimborsi elettorali affrontata da Italia dei Valori, sentiamo l'intervento del candidato consigliere Palumbo nel servizio di Gianni Sebastio. Avviata una raccolta di firme dall'Italia dei Valori per la proposta di legge di iniziativa popolare per eliminare il finanziamento pubblico dei partiti. Il banchetto è stato allestito in via di Palma all'angolo con via Cavallotti, ma la raccolta andrà avanti per tutto il fine settimana, come sottolinea Gianni Palumbo, candidato con l'Italia dei Valori al rinnovo del Consiglio Comunale di Taranto. Ma in realtà no, la politica italiana non è mai stata così lontana dai cittadini, quindi bisogna dare un segnale forte, una grossa scossa, e questa è un'iniziativa importante, valida, seria, che il nostro partito, l'Italia dei Valori, sta portando avanti con la raccolta delle firme, grazie alla quale si vuole appunto proporre una proposta di legge appunto per l'eliminazione dei rimborsi elettorali, che poi questa è una parola, rimborsi elettorali, che è nata dopo il referendum di 19 anni fa.
fa, che sanciva la fine del finanziamento pubblico ai partiti. Oggi si vuole assolutamente riportare il cittadino a interessarsi della politica con i propri mezzi, quelli che riterrà opportuno devolvere in favore del proprio partito di appartenenza o nel quale ritiene di militare. L'Italia è stanca, la politica si sta allontanando, ha ragione il Presidente della Repubblica quando dice ai partiti di darsi una mossa, ed è la mossa di cui parlavo proprio io, quindi una scossa seria che vogliamo dare noi dell'Italia dei Valori, a che la gente si partecipi con noi a firmare questa proposta di legge popolare per l'eliminazione dei contributi pubblici ai partiti. Il momento della rassegna stampa, vediamo insieme la prima pagina di Taranto Sera. Titolo di cronaca: ucciso da dose killer, colpo di scena nell'inchiesta sulla morte di un tossicodipendente. La procura mette sotto accusa uno spacciatore tarantino. Queste le novità di cronaca giudiziaria. Poi l'aeroporto vietato ai tarantini. Nella foto vediamo l'ingresso dell'aeroporto di Brindisi. I tassisti tarantini non possono accedere alle corsie preferenziali riservate ai brindisini. Unitaxi interviene, una discriminazione nei nostri confronti. Gli aeroporti sono di tutti i pugliesi. Vediamo poi il fatto raccontato da Anna Fornaro. Andiamo nell'ultima colonna. Ricatti a luci rosse, in due alla sbarra. Poi i vigili urbani scovano pirata della strada. Biglietto falso per lo stadio, c'è la denuncia. Bomba in mare, ecco il piano di sicurezza. Camera di commercio, la Basile è pronta a tornare. Poi in provincia, Assunzione, a Martina, troppo in fretta. Acqua alle stelle, colture a rischio. E poi vediamo gli altri titoli approfonditi nelle pagine interne. Manifesti elettorali, piovono multe. Albisini punta sul talento. Cozze, si parte in Mar Grande. Poi all'interno le pagine di Movida Sera con tutti gli appuntamenti. È tutto, grazie per essere stati con noi. Vi ricordo le farmacie di turno consultabili sul nostro televideo, che potrete sfogliare anche per tutte le altre notizie utili. Visita al comando provinciale di Taranto del generale di divisione Franco Patroni, comandante regionale della Puglia della Guardia di Finanza. Il generale ha effettuato una visita nel comando ionico, ricevuto dal comandante provinciale, il colonnello Salvatore Paiano. L'alto ufficiale ha incontrato i comandi militari dei reparti del comando provinciale e ha espresso il proprio apprezzamento per l'attività istituzionale assicurata sull'intero territorio ionico. L'ufficiale generale si è soffermato sull'esame delle principali attività operative, apprezzando la qualità dei risultati a tutt'oggi conseguiti, che ha detto confermano il ruolo della Guardia di Finanza quale polizia economico-finanziaria impegnata a tutela dell'economia e dell'ordine pubblico. Nel corso della mattinata il comandante regionale ha inoltre incontrato alcune autorità cittadine. Il consigliere regionale Alfredo Cervellera interviene su alcune questioni ambientali legate agli impianti di depurazione. Sentiamo. In relazione alle problematiche dei depuratori di Manduria, Lizzano e Pulsano, il consigliere regionale tarantino Alfredo Cervellera ha indirizzato una lettera al presidente della quinta commissione regionale ambiente, Donato Pentassuglia, per chiedergli di convocare la stessa commissione con l'audizione di tutte le parti interessate, dall'assessorato competente all'acquedotto pugliese, all'autorità di bacino, agli enti locali, per dirimere alcuni nodi politici e tecnici relativi alla costruzione degli stessi depuratori. In generale va affrontata la questione, importantissima per i siti e le comunità interessate, relativa al ricapito finale dei depuratori, che sfocerebbero tutti in mare, con l'inevitabile influenza sull'ambiente, sul paesaggio e sul turismo della magnifica costa ionica orientale. In particolare, scrive Cervellera, a Manduria alcune forze politiche, tra cui SEL e le associazioni ambientaliste, contesterebbero la localizzazione individuata dallo stesso comune, ormai nella fase finale degli espropri, nelle aree marine molto prossime ad Avetrane e a Maruggio. A Lizzano la situazione sarebbe ancora più complessa e avrebbe bisogno di un approfondimento specifico. La provincia di Taranto ha realizzato un importante progetto per evitare il consistente afflusso a mare delle acque depurate attraverso il canale Ostone, con la riqualificazione naturalistica e paesaggistica di un'area ad elevata vocazione turistica. Infine il depuratore di Pulsano, che sembrerebbe in ritardo nei tempi previsti per la sua realizzazione e che, come quelli precitati, vedrebbe il ricapito finale su un tratto di costa frequentatissimo dai bagnanti. So bene dell'impegno che ha messo e continua ad esercitare l'assessore Amati per risolvere queste questioni, conclude Cervellera. Alcune, come lo scarico a mare, sono di livello del governo nazionale e attengono a precise direttive della comunità europea che impediscono lo scarico delle acque depurate direttamente in falda. Ma come lo stesso assessore
assessore asserisce la Puglia, che è terra carsica, per impedire la salinizzazione delle falde ha bisogno che esse siano corroborate da acque depurate super affinate, oltre alla necessità di recuperare risorse idriche per i lavori agricoli. Parliamo di un record per la raccolta differenziata a Statte. Sentiamo Valeria D'Otilia. La raccolta differenziata a Statte fa passi da gigante e l'amministrazione comunale preme il tasto dell'acceleratore sul tema della biodiversità e del rispetto dell'ambiente, nel tentativo di raggiungere in maniera agevole e veloce i limiti imposti dalla normativa nazionale ed europea in tema di gestione di rifiuti. Mancano ancora le stime definitive, ma abbiamo già raggiunto quota 32%, spiega l'assessore Vincenzo Chiarelli, con delega al settore ambiente ed ecologia. Un successo per il comune di Statte, che si distingue in positivo rispetto ad altre realtà territoriali, un successo soprattutto per la comunità, che si distingue in fatto di civiltà e di rigore. Novità poi la raccolta che riguarda la frazione di rifiuto organica. Questo tipo di rifiuto, composto prevalentemente da avanzi di cibo e alimenti, rappresenta con oltre il 35% la quota più consistente dello scarto organico prodotto dalle nostre famiglie, così fanno sapere dall'ufficio ecologia del comune di Statte. Per questo abbiamo ritenuto utile passare dai 3 turni di conferimento ai 4. Si potrà differenziare l'organico il lunedì, il mercoledì, il giovedì e il sabato e predisporlo per la raccolta operata dal personale preposto. Per maggiori informazioni o richieste di chiarimento è possibile consultare il sito www.failadifferenza.it. Un grazie particolare ai cittadini che stanno rispondendo con grande entusiasmo a questa campagna di civiltà che il Comune di Statte sta portando avanti. Il dato consolidato ormai del 32% ci pone come uno dei primi comuni nell'ambito dell'Alto Taranto 1 per i rifiuti. È una soddisfazione che comunque ci deve impegnare ad andare avanti. Stiamo mettendo in moto tutta una serie di iniziative, comprese anche le premialità nei confronti dei cittadini, che porteranno ad avere anche dei risparmi notevoli sulla tassa dei rifiuti. E di questi periodi, sapendo le gravi difficoltà che rappresentano ormai una delle caratteristiche del nostro territorio, avere dei risparmi anche sulla bolletta della tassa della spazzatura è un dato molto ragguardevole. Adesso la pagina politico-elettorale. La candidata dell'UDC Gianna Cavallo ha incontrato gli anziani del territorio ionico. Sentiamo Rosalba De Giorgi. La volontà di una donna al servizio di una città è lo slogan scelto da Gianna Cavallo, candidata dell'UDC al Consiglio Comunale di Taranto, per la sua campagna elettorale, in cui dedica grande attenzione al sociale. Martedì, nella sala del Centro Giovanile Universitario Ionico, ha incontrato un gruppo di anziani per trascorrere insieme a loro un pomeriggio all'insegna della spensieratezza, complici gli attori della compagnia teatrale di Enzo Petrosillo. Questo è un naturale momento di cultura e di incontro, soprattutto con la fascia degli anziani, visto che da anni mi occupo di pari opportunità e quindi non solo del mondo. Difficoltà tecniche definite importanti, ma che restano soltanto un pretesto. Questa strada, fino a qualche anno fa, era di competenza provinciale. Il passaggio nella rete stradale nazionale non ha comportato alcun miglioramento, anzi. Gli automobilisti tarantini sono stufi di questo stato di cose e chiedono, nostro tramite, a Comune e Provincia di intervenire sull'ANAS. Certezza dei tempi di conclusione di questi interminabili lavori e soprattutto rispetto nei confronti di Taranto, che come al solito deve chiedere qualcosa che in altre città, anche vicine, è normale. Andiamo avanti parlando dei costi dell'acqua e in particolare dell'uso del consorzio di bonifica. Un intervento di Confagricoltura, gli agricoltori ionici dicono che il costo dell'acqua è troppo alto, una spesa insostenibile con effetti pesanti sull'economia agricola già in crisi per altre ragioni. Sentiamo Rosalba De Giorgi. Il prezzo dell'acqua stabilito dal consorzio di bonifica Stornara e Tara è troppo alto, circa 700 euro per ettaro, una spesa insopportabile per migliaia di aziende gravate dalla crisi, anche alla luce dei costi di gran lunga inferiori sostenuti dalle vicine aziende lucane, 180-190 euro per ettaro, quindi con effetti pesanti sulla competitività dei prodotti agricoli tarantini. La denuncia è di Confagricoltura Taranto, UCI e Tavolo Verde, che nell'incontro con i giornalisti chiede
chiedono una riorganizzazione degli organismi dirigenti del consorzio di bonifica. Non si può pagare l'acqua di un consorzio che è un ente predisposto a dare una gestione economica dell'acqua a un prezzo esorbitante e a un costo superiore a quello della paga l'Ilva di Taranto, che ovviamente ha dei costi e dei ricavi nettamente superiori al nostro. Questo è quello che chiediamo. In un momento difficile chiediamo un'agevolazione fatta da un buon governo del consorzio di bonifica, che permetterebbe di ridurre notevolmente i costi. Intanto sarebbe bene che il consorzio rinnovasse anche i suoi organismi dirigenti. Sì, perché noi siamo convinti che dopo questa gestione commissariale bisogna passare ad una gestione democratica in cui gli agricoltori possano esprimere le loro esigenze e il loro governo. E però io volevo aggiungere le cose che già ha detto Gerardo. Oggi viene fatto appello all'Italia, a tutti gli italiani, alle varie categorie, di dare un contributo per far uscire l'Italia dalla crisi. In queste condizioni, se pongono gli agricoltori nella condizione di non poter utilizzare l'acqua, si dice una cosa e si ottiene l'effetto opposto, perché gli agricoltori non potranno coltivare. Quindi noi chiediamo una cosa semplice, elementare, di avere il prezzo dell'acqua unico nella regione, considerate il fatto che ci sono altre regioni che pagano molto, ma molto di meno. Coordinata dalla Prefettura la pianificazione degli interventi per la rimozione e il successivo brillamento di un ordigno bellico americano che risale alla Seconda Guerra Mondiale, del peso di oltre 500 libbre, che ha richiesto sin dai primi momenti del suo ritrovamento da parte della Guardia di Finanza cautele per la presenza di due spolette in testa e in coda. L'ordigno si trova su una piattaforma situata in Mar Piccolo ed è costantemente vigilato dalle forze di polizia e dalla Capitaneria di Porto. Le operazioni di bonifica coordinate dalla sala operativa della prefettura, che sarà in costante contatto con il posto di comando avanzato costituito nei luoghi degli interventi, avranno inizio domani 27 aprile a partire dalle ore 9. Si articoleranno in due distinte fasi. La prima fase riguarderà le operazioni di despolettamento che saranno effettuate sulla piattaforma in Mar Piccolo da un team dell'undicesimo reggimento Genio Guastatori di Foggia. Pertanto dalle ore 9 alle ore 13 la zona di interdizione assoluta, la red zone, la zona rossa, che si trova completamente in mare per un raggio di 630 metri, sarà totalmente interdetta sia la navigazione aerea per un'altezza di 3.300 piedi, sia la navigazione marittima con un'apposita ordinanza della Capitaneria di Porto. La seconda fase riguarderà il trasporto dell'ordigno dal Mar Piccolo al Mar Grande per il successivo brillamento, operazioni che verranno effettuate dal nucleo SDAI degli artificieri sommozzatori della Marina Militare per consentire il transito dell'ordigno. Lungo il canale navigabile verrà disposta la chiusura della viabilità sul ponte girevole a partire dalle ore 14 di domani. Inoltre, da quella stessa ora sono state previste alcune misure preventive di salvaguardia nella zona di interdizione assoluta, la red zone, lungo Corso Due Mari e la discesa Vasto, che comporteranno il blocco del traffico nella zona adiacente il canale navigabile per la durata di 45 minuti e ogni divieto di circolazione alle persone lungo questi tratti stradali per il tempo strettamente necessario al transito delle imbarcazioni del nucleo SDAI. Inoltre sono stati individuati dei punti oltre i quali non si potrà circolare ed è vietata la sosta dalle ore 12 fino alla cessazione delle esigenze. Le zone in questione sono lungo tutto Corso Due Mari, ambo i lati, la rampa Leonardo da Vinci, lungomare dal monumento ai marinai fino a piazza Carbonelli, la discesa Vasto tra Ponte Girevole e via Garibaldi. Particolari precauzioni sono inoltre previste nella zona gialla per i cittadini e gli esercenti residenti in un raggio di 150 metri dal canale navigabile, ai quali a cura del comune verranno fornite informazioni. Sarà tra l'altro consegnato un apposito avviso circa le misure precauzionali da adottare. L'avvertenza Geagri, parliamo di questi lavoratori della trasformazione dei prodotti agricoli, c'è l'accordo, sentiamo, femminile, ma anche tutto ciò che riguarda proprio giusto appunto per gli anziani, i disabili, i minori. È un momento di confronto, di crescita culturale, un momento di divertimento per sollecitare un'attenzione più particolare proprio agli anziani, che dovrebbero essere una ricchezza in più per la nostra società. Visto insomma la loro
propensione ad aiutare proprio quel mondo femminile che si dedica nel mondo del lavoro sono diventati indispensabili. Volevo quindi avere l'occasione di ringraziare questa compagnia teatrale, una compagnia che si dedica a teatro in maniera amatoriale, la compagnia di Enzo Petrosillo e soprattutto la partecipazione, volevo sottolineare, di Gianna De Bartolomeo. E quindi porre l'attenzione anche del nostro mondo, soprattutto quello amministrativo, nei confronti di questi movimenti culturali che sono sul territorio. Il candidato consigliere del PDL Ciro Parisi insieme al candidato sindaco Aldo Condemi fa alcune proposte, tra queste la ristrutturazione della Città Vecchia a costo zero per il Comune con un bando di gara per la concessione a professionisti, commercianti e artigiani di immobili di proprietà comunale, l'osservatorio della situazione occupazionale giovanile, l'istituzione di una scuola di formazione denominata Università dell'Artigianato e lo storno parziale dell'IMU ai proprietari di prima casa e nell'ottica dell'equilibrio di bilancio anche per le piccole e medie aziende. Mietta si schiera con gli ambientalisti di Bonelli, la cantante tarantina è intervenuta in un incontro e ha detto non c'è spazio per la rassegnazione, bisogna reagire, queste le sue dichiarazioni. Sentiamo Rosalba De Giorgi. Non c'è più spazio per la rassegnazione, i tarantini devono reagire. Delusa e amareggiata, ma sempre battagliera, Mietta, non nuova alle iniziative contro l'inquinamento, si schiera dalla parte di Angelo Bonelli e dei tanti ambientalisti che sostengono la sua candidatura a sindaco. Non possiamo far finta di niente, ha continuato, dobbiamo restituire dignità a questa città. Io vorrei che quello che stanno facendo queste persone, e lui è sicuramente in prima linea insieme a Bonelli e a tutti gli altri, che si possa veramente riuscire a ridare a Taranto quella che è la sua forza, quella che è la sua vera natura. Nessuno vuole fare male a niente, anzi vuole creare vita più di quella che si sta avendo, perché qui la vita non c'è più. Lo so che sembrerà difficile dirlo ed è difficile pensarlo, ma noi qua ci stiamo praticamente ammalando, non ce ne stiamo rendendo conto. Mietta ha partecipato all'incontro organizzato nel comitato elettorale Taranto con Bonelli di via Giovinazzi sul tema sicurezza e legalità per vivere meglio. Siamo qui per poter proporre delle alternative anche economiche e soprattutto delle speranze nuove alla gente che le ha perse queste speranze, quindi siamo tutti giovani, non ci sono soliti politici e soprattutto dobbiamo fare in modo, come diceva Daniela, di spazzare via questa rassegnazione, cioè dobbiamo alzare la testa e far fronte a questi problemi e prendendoli di petto. Io oggi ho potuto parlare, noi abbiamo parlato sempre di inquinamento, ma il problema della sicurezza invece va affrontato fortemente perché costituisce alla stessa maniera un problema da risolvere a Taranto, cioè bisogna fare in modo che i cittadini riacquistino fiducia nel camminare nelle strade, serenità, quindi un sentimento chiaramente che li possa far star meglio. Una proposta del candidato del PDL Angelo Fiore al Consiglio Comunale di Taranto. La prima proposta che sottoporrò se eletto al Consiglio Comunale sarà quella, dice, di istituire l'anagrafe pubblica degli eletti affinché tutti i cittadini conoscano nel dettaglio non solo lo stato patrimoniale ma anche l'attività svolta da ogni singolo consigliere. In dirittura d'arrivo la campagna elettorale per le prossime elezioni comunali. Il candidato del PDL della Puglia prima di tutto, Aldo Condemi, è intervenuto nuovamente in un incontro al Milan Club di Taranto. Condemi ha commentato l'eventualità del ballottaggio. Nell'eventualità dovesse essere il PDL ad arrivare al ballottaggio, bene, con la sinistra certamente non mi aggregherei. Con Bonelli ancor meno, non per la persona ma perché siamo contrari, oltre che al suo programma e alle sue idee di chiusura dell'Ilva, ecco, non possiamo come tarantini accettare un candidato che viene da fuori Taranto. Con il centrodestra poi si vede, dobbiamo ancora vedere, quindi parlare oggi di ballottaggi, l'unica certezza che possiamo stabilire è che non ci alleeremmo mai con la sinistra.
Questa mattina presso la portineria dell'Ilva il candidato sindaco Festinante, accompagnato dal capolista del movimento Galesus Contino ed alcuni candidati consiglieri, ha effettuato un volantinaggio. È stato spiegato inoltre il programma elettorale del movimento, nel quale sono espresse con chiarezza le politiche industriali che la città dovrà perseguire. Nel volantino si legge appunto la posizione del movimento in merito al rapporto della città con le grandi industrie, in particolare con l'Ilva di Taranto, e lo stesso volantino critica in particolare la posizione dell'amministrazione comunale uscente. Questa dei tassisti tarantini, il presidente di Uri Taxi Taranto, Maurizio Smaltini, denuncia l'ennesimo danno subito dai tassisti tarantini negli aeroporti di Bari e Brindisi. Il danno... Vertenza a Miroglio, i lavoratori in assemblea sul tetto dello stabilimento di Ginosa. I sindacati chiedono un incontro urgente con Regione, Ministero e Azienda e l'uso della cassa integrazione per il ritiro della mobilità. I lentissimi lavori per l'adeguamento del ponte di Punta Penna sono l'esempio di come l'ANAS rispetti Taranto. Lavori molto lunghi che, oltre a creare enormi disagi, ingenerano sospetti. Gli agricoltori ionici denunciano il costo troppo alto dell'acqua, una spesa insostenibile, dicono, con effetti pesanti sulla competitività dei nostri prodotti agricoli. Torna l'8 maggio il Palio di Taranto, giunto alla 20ª edizione, due le novità annunciate nella conferenza stampa di presentazione. La cantante tarantina Mietta torna a schierarsi dalla parte degli ambientalisti e sostiene la candidatura di Bonelli. Non c'è spazio per la rassegnazione, bisogna reagire, dice. La vittoria sulla Trizium rilancia il Taranto al secondo posto, un maestoso Girardi realizza la doppietta che permette ai rossoblù di battere i lombardi. Mancano due punti per la certezza matematica dei playoff. Domenica arriva la Reggiana Basket, ultimo appello per il CRAS Taranto. Questa sera a Lucca la gara decisiva del dentro o fuori. Edizione delle 14 di 100 Notizie Taranto, buon pomeriggio e bentrovati. In primo piano le notizie sul lavoro, in particolare sulla vertenza Miroglio. Questa mattina assemblea dei lavoratori sul tetto dello stabilimento di Ginosa dopo l'annuncio martedì scorso dell'avvio della procedura di mobilità. I lavoratori si sono riuniti con i sindacati e hanno chiesto in maniera urgente un nuovo incontro con azienda, ministero e regione dopo il fallimento della trattativa con il gruppo Marcolana. In particolare chiedono il ritiro della procedura di mobilità con l'uso di ammortizzatori sociali come la cassa integrazione. Per saperne di più ci colleghiamo in diretta telefonica con Giuseppe Massafra della Filtea CGL. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Dunque, continua il pressing su Regione e Ministero? Sì, continua il pressing, ma eravamo ad un passo dall'illusione di aver creato le condizioni per una soluzione positiva dell'avvertenza, quando poco più di una settimana fa il Ministro ci comunica, diciamo, del fallimento a causa di un'incongruenza dei documenti sul piano finanziario presentato a Marcolano. Quindi praticamente è un tutto da rifare. Abbiamo una spada di Damocle adesso sancita con l'avvio di una procedura di mobilità in vista della scadenza della cassa integrazione straordinaria il 30 giugno. Questa spada di Damocle ovviamente non ci permette di trovare nuove soluzioni occupazionali. Per questo noi chiediamo altro tempo. Recepiamo con favore l'intervento del Presidente della Regione Puglia ieri in una notizia ANSA, oggi riportata sui giornali, rispetto alla necessità di avere quel tempo necessario per trovare nuove soluzioni. Quello che a noi serve non è sapere che in 3 anni ci abbiamo messo la buona volontà. Noi vogliamo una soluzione positiva per tornare al lavoro 223 persone, 223 lavoratori che ormai sono 3 anni impegnati nella difesa del proprio posto di lavoro. Ecco, chiedete chiarezza sul possibile uso nei prossimi mesi della cassa integrazione, degli ammortizzatori sociali e anche sulla riconversione dello stabilimento, se ci sono altre ipotesi. Sì, intanto noi questa richiesta di incontro ai tavoli istituzionali del Ministero della Regione l'avevamo fatta partire la scorsa settimana. Questo serve intanto a stabilire se effettivamente esiste ancora la possibilità di uno strumento, quello della cassa integrazione. Io lo ricordo, noi siamo ormai alla fine del secondo anno di deroga dell'ammortizzatore sociale, quello che scade il 30 giugno, quindi alla luce dei nuovi sviluppi, purtroppo negativi, vorremmo intanto capire dai livelli istituzionali se c'è ancora la disponibilità di questo strumento.
Chiaramente dopo occorrerà che questa disponibilità venga a sua volta raccolta dall'ammiraglio nella possibilità di proseguire su queste trattative. Diversamente ci vedremo costretti ad amplificare la protesta dei lavoratori e perché no anche raggiungere la sede principale in Piemonte, ad Alba. Grazie a Giuseppe Massafra della CGIL. Noi andiamo avanti parlando di altri problemi, tra poco torneremo sulle notizie di cronaca sindacale con un'altra vertenza per la quale invece c'è stato l'accordo, ma parliamo del ponte di Punta Penna di Taranto e dei lavori lentissimi su questa importante infrastruttura. Sentiamo le riflessioni del direttore Walter Baldacconi. Il sole era già alto questa mattina. Insomma, doveva essere una normale giornata di lavoro per i tarantini. Assolutamente no, rovinata dall'ANAS. E non soltanto ai tarantini, visto che il ponte Punta Penna è strada statale strategica di collegamento tra due zone diverse della Puglia, oltre che essere la naturale alternativa al ponte girevole. Bene, questa strada è la cartina al tornasole del tipo di attenzione che l'ANAS regala a questa città e soprattutto, consentitemelo, ai suoi rappresentanti. Lavori che vanno avanti, si fa per dire, da tempi incredibili, con una lentezza estenuante e soprattutto creando disagi enormi all'utenza. File interminabili come questa mattina per superare il Mar Piccolo. Lavori che non si eseguono di notte come in altri snodi strategici della nostra viabilità nazionale. Sul ponte Punta Penna sono convinto che qualcuno ci guadagni da queste lentezze estenuanti e sono altresì sicuro che il pretesto sarà sicuramente rappresentato da Valeria Dautilia con tutte le novità. Vertenza Geagri, c'è l'accordo, firmata l'intesa che garantirà occupazione alle braccianti agricole che nello scorso mese di novembre diedero vita ad una mobilitazione. 36 donne che lo scorso anno occuparono l'ingresso di una delle più grandi multinazionali della frutta, la Geagri Gruppo Battaglio, in agro di Palagiano. La firma nella sede di Confagricoltura Taranto. Chiedevamo garanzie, spiega Mimmo Stasi, segretario generale della FLAI CGL, non potevamo consentire la precarizzazione del lavoro in un settore già così fortemente penalizzato. Il riferimento è al passaggio degli ingaggi stagionali previsti per norma nel settore a totale carico di un'agenzia di somministrazione che proprio allo scadere del contratto non esitò a procedere ad una sorta di selezione naturale. Le donne che rivendicavano il riconoscimento di oneri e spettanze come da contratto vennero lasciate a casa per fare spazio ad un mercato delle braccia totalmente deregolamentato. Ora l'azienda dovrà riassumere stagionalmente quelle maestranze e attenersi ad un'altra regola del contratto del settore, quella del tetto massimo del 19% dell'attuale forza lavoro per ricorrere in caso di necessità ai lavoratori in somministrazione. Le donne della Geagri possono ora tirare un sospiro di sollievo. La Regione Puglia ha assegnato 870.000 euro al Comune di Laterza per la sistemazione e la valorizzazione di aree protette. Questa mattina a Bari la sottoscrizione del protocollo d'intesa con l'assessore regionale all'urbanistica Angela Barbanenti e il sindaco di Laterza Gianfranco Lopane, alla presenza dell'assessore provinciale all'ambiente Michele Conserva, che ha commentato ottimi progetti, ulteriore prova di collaborazione istituzionale. Molti gli interventi programmati dal Comune, guidato dal sindaco Lopane, dai programmi di educazione e di divulgazione ambientale al turismo itinerante, dal sentiero botanico alla sistemazione delle aree a verde. Il sindacato di polizia penitenziaria interviene sulla questione, sui problemi delle carceri, in particolare del carcere di Taranto. Sentiamo Angelo Caputo. Fa rabbia vedere che in una situazione economica così drammatica in cui la gente si suicida per la mancanza di lavoro e prospettive future e con un governo famelico che chiede sempre di più tassando oltre misura i cittadini, si sprechino negli anni milioni di euro per tenere in piedi strutture chiuse oppure praticamente improduttive. Non sono bastate nemmeno le decine di denunce del sindacato autonomo Polizia Penitenziaria, scrive il segretario nazionale Pilagatti, riprese dai mass media e da importanti trasmissioni nazionali.
per abbattere il muro di gomma tenuto in piedi dal Ministero della Giustizia attraverso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria Minorile. Infatti da circa 5 anni ormai quasi 30 persone tra Polizia Penitenziaria e Comparto Ministeri, non certo per colpa loro, sono parcheggiate a fare praticamente nulla presso il carcere minorile di Lecce, che è chiuso, anche se continua a costare tanto come stipendi, bollette di acqua, luce, gas, manutenzione eccetera. E che dire invece di quello che accade presso il centro di prima accoglienza di Taranto, dove una decina di persone tra Polizia Penitenziaria e Comparto Ministeri sono praticamente nella stessa situazione, considerato che ogni anno passano da quel centro non più di una decina di ragazzi per non più di 48 ore. Ma il ministro Severino, si chiede Federico Pilegatti, queste cose le sa? Perché non si interviene chiudendo quelle strutture e impiegando quel personale nelle carceri di Lecce e Taranto in grave difficoltà di organico, oppure di dar manforte all'unico carcere minorile aperto, quello di Bari, che vive momenti molto delicati a causa del sovraffollamento dei detenuti e della carenza del personale? Cambiamo argomento, parliamo del Palio di Taranto. La manifestazione si svolgerà l'8 maggio, giunge alla sua 20ª edizione. Questa mattina la presentazione alla stampa e alla comunità ionica con due importanti novità. Sentiamo Rosalba De Giorgi. L'8 maggio, in concomitanza con i festeggiamenti in onore di San Cataldo, torna il Palio di Taranto, che quest'anno celebra il suo ventennale. Nella conferenza stampa di presentazione, Francesco Simonetti ha annunciato le due novità dell'edizione 2012. In occasione dei 20 anni di consecutivi di questo evento del Palio di Taranto, abbiamo pensato di aumentare le categorie di partecipazione all'evento, quindi insieme alla Marina Militare abbiamo pensato di fare proprio un trofeo velico che sarà realizzato con delle barche Trident, sempre con la stessa formula del rione di appartenenza con il circolo nautico. Ci sono tutti i circoli nautici, velici anzi più che nautici, della città di Taranto che parteciperanno a questa regata, che sarà realizzata sempre con la stessa formula. 8 maggio, la prima regata a punteggio, e la seconda regata con punteggio finale in occasione del Palio di luglio, il primo di luglio. La seconda novità molto simpatica, che è una società che produce le figurine dei calciatori, gli album delle figurine dei calciatori, ci ha proposto di realizzare l'album delle figurine del Palio di Taranto, che sarà distribuito e venduto in tutta Italia. Ci è sembrata una ghiotta occasione, in quanto per noi ha un costo zero sicuramente, e ci permetterà comunque di far conoscere questo evento anche a livello nazionale. Appuntamento quindi a martedì 8 maggio in mattinata, alle 10 la prima regata del torneo velico dei rioni nelle acque del Mar Grande, alle 19 la prima tornata del tradizionale torneo dei rioni. Studio 100 seguirà la manifestazione in diretta TV, ma l'invito per chi ne ha la possibilità è a raggiungere il ponte girevole per seguire di persona il palio. Noi diciamo sempre, speriamo che il Palio di Taranto un giorno diventi come Giro d'Italia, perché quando arriva il Giro d'Italia a Taranto tutta la gente esce a vedere questi ciclisti che corrono sulla bicicletta. Beh, sarebbe bello vedere tutti i cittadini di Taranto venire a vedere il palio, quindi incitare il proprio